Altra corsa, altro campione. Dall'America giunge in Italia la mania del go-kart. Si tratta di vetturette prive di carrozzeria e con le seguenti caratteristiche: motore a due tempi, assenza di differenziale, assenza di sospensioni, gas, frizione e freni con comandi a pedale. In Italia hanno già i loro club e i loro fanatici. Ad Ostia un campione come Taruffi ha dato il via a una corsa organizzata appunto dal Go-Kart Club di Roma e riservata alla classe 125 cm cubici. I piccoli bolidi, che possono raggiungere una velocità di 120 km l'ora, si sono dati battaglia durante tutti i 30 giri del circuito. Erano in gara macchine appartenenti a scuderie della Lombardia, della Toscana, dell'Umbria e del Lazio, il che dimostra che già in Italia il go-kart ha preso piede. Costa intorno alle 100.000 lire, ma crediamo che da noi nessun giovanotto ne comprerà uno per motivi turistici. Infatti la ragazza dove la metti sul go-kart? Per la cronaca ha vinto il milanese Donna delle Rose.